preoccupazione in questi giorni per la guerra che non accenna a concludersi tra la Russia e l'Ucraina. Le ragioni o i torti non spetta a noi valutarli ed è una questione di carattere politico. A noi il compito di innanzitutto di riconoscere che ogni guerra è sempre una sconfitta per l'umanità, sempre. Perché l'uomo, come diceva Hobbes, è lupo per l'uomo, diventa lupo per l'uomo. E da ogni guerra è l'umanità che esce sempre penalizzata e distrutta. Lo sta dicendo a chiare lettere ripetutamente il Papa, che ha un potere contrattuale che è molto limitato. E forse l'unico mezzo che abbiamo come cristiani è quello dell'affidare a Dio, no? Il bisogno della pace che Cristo ha sintetizzato sulla croce, sulla quale si è lasciato inchiodare proprio perché gli uomini avessero pace. Ma di questa pace neanche i cristiani hanno, o abbiamo, per meglio dire, fatto tesoro, perché tutte le occasioni sono buone per rinvigorire i conflitti, per alimentare le contese. Ecco, questo momento di sofferenza che vediamo sui volti dei bambini, delle donne che cercano di trovare un rifugio fuori, è motivo di ripensamento. Noi abbiamo ancora la serenità del vivere nelle nostre case, con una vita che quando diciamo è piena di difficoltà, certamente è da preferire alle difficoltà che altri stanno vivendo in questi giorni. Ma questo speriamo che sia duraturo. Ma altri non hanno questa fortuna. E allora da parte nostra la considerazione che bisogna diventare ed essere nei fatti operatori di pace, perché la pace non ci viene magicamente donata né dai governanti né dalle politiche. La pace ci viene dall'impegno che ciascuno di noi mette nella sua vita personale, nella sua vita di relazione, e poi chiedere a Dio il dono della pace, alla Vergine Maria, Regina della Pace, la nostra invocazione.